ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Bello. Ricura 93. Allora, siamo qui perché c'è, ovviamente siamo su GTA 5, ragazzi, online. E volevo dirvi un piccolo problemino che è capitato molto spesso ai miei amici. Allora, mi è capitato principalmente a mio fratello. E poi è capitato anche a un mio amico mentre stavamo giocando per una missioncina, tanto per divertirci. C'è un cazzo di cavo che non va dietro, ragazzi, un attimo. Porca puttana, cavo di... Ok. E quindi, ragazzi, c'è questo problema che è sorto, soprattutto ho visto anche online che ne parlano molto su Google, su Yahoo. Quindi vedo che questo problema è abbastanza frequente e ovviamente la gente si mette a urlare, grazie. Ovviamente non so come zittire. Chat, ok. Solo amici, perfetto. Allora, ragazzi, quindi ci troviamo questo problema dell'antisportivo, raga, che non so che cazzo di problema sia. Ma perché? Perché metti su GTA 5 una sorta di regola che, perché è una regola alla fine, ragazzi, che fa in modo che chi fa esplodere tipo la macchina chi fa esplodere la macchina di un altro giocatore è passibile, diciamo, di un blocco che dura, ragazzi, può durare da un giorno a due giorni. Cioè, io devo giocare per forza per due giorni senza cioè senza poter giocare con i miei amici, ragazzi, perché ad esempio io non ho avuto questo problema, come potete vedere. Infatti, se vedete, io non sono antisportivo. Cioè, se io adesso ve lo faccio vedere, ragazzi, mi devo nascondere perché vedete che ci sono queste persone che stanno volando, sono pericolose. Allora, andiamo tipo... non lo so, ragazzi, possiamo andare... Cosa ho fatto? Mi mettono le stelline così! Ma vaffanculo, dai, ma mi mettono le stelline così, alla cazzo di cane! Vabbè, ragazzi, comunque sia, vi stavo dicendo, questo problema, ragazzi, è un problema, cioè, che non può esistere. E ovviamente viene a rompermi il cazzo sto stronzo, pure il coglione. Non voglio neanche di romperti i coglioni, guarda. E il problema sta nel fatto che quando una persona è antisportiva e viene raffigurata antisportiva nel gioco, e ve lo farò vedere nel menu cosa succede, non può giocare con i suoi amici, perché, ad esempio, beccate una persona come me, raga, che io sono, non sono antisport, cioè, ragazzi, ho fatto anch'io le mie puttanate, ho distrutto anch'io le macchine dei miei amici, di altre persone, però mi ha sempre avvertito, non mi ha mai bannato, per modo di dire, bannato due giorni da YouTube, sì, da YouTube, ragazzi, da GTA 5. Quindi adesso vi faccio vedere cosa succede. Io vado così, ragazzi, vado online e vado sui miei amici, ragazzi. Allora, se me li dà, perfetto. C'è mio fratello, vedete mio fratello? Adesso vi faccio vedere. Lo vedete questo cappellino che c'ha, che ovviamente non mi fa avvicinare. E comunque sia, questo cazzo di cappellino vi viene messo quando, non lo so, vi capita il problema di questa storia, dell'antisportivo. E questo cappellino fa in modo che voi non possiate giocare con gli altri vostri amici, che magari sono normali, che non sono stati antisportivi. Infatti potete vedere qualche altro mio amico, come lui, giocatore onesto, antisportivo, vedete? Anche quest'altro mio amico è stato messo antisportivo, sta dormendo. E ragazzi, c'è una cosa orribile, perché io vengo bloccato. Io stavo giocando con mio amico, con quello Crystal, ragazzi, e non ho potuto fare missioni con lui perché gli hanno dato antisportivo. Ha distrutto una macchina mentre un tipo ci stava ci voleva ammazzare. E il mio amico, per vendetta, l'ha ucciso e poi gli ha fatto esplodere la macchina con lanciagranate. Cazzo, ragazzi, è normale. Siamo su GTA 5 online, non siamo mica in The Sims o, non lo so, in Barbie. Che cazzo ne so, ragazzi, nel regno affattato. Ragazzi, qua si bisogna ammazzare gente. Qua siamo online, GTA 5 online. E GTA è nato per ammazzare le persone. Cioè, se io voglio ammazzare un innocente, lo ammazzo. Se gli voglio distruggere la macchina, la distruggo. Non è che devo essere limitato, raga. Cioè, questa è una puttanata di
della Rockstar, ragazzi. Non puoi bloccare, non puoi fare una cosa del genere. Ok, pagare l'assicurazione 9.000, ma se sicuramente è una macchina che costa un culo, cioè costa 500.000, 1 milione, sicuramente non ti mancano i soldi per comprare, per rimetterti l'assicurazione a 9.000. Vabbè, ragazzi, io non so che altro dire. Più che altro, questa era la mia idea su questo antisportivo che hanno messo su GTA Online. Perché veramente, ragazzi, io non so, cioè, questa cosa da dove sia nata. Voi ditemelo, ragazzi, se per caso sapete che antisportivo c'era anche su GTA 4 online. Perché io, sinceramente, al GTA 4 ci ho giocato pochissimo online. E niente, ragazzi, quindi scrivetemelo giù nei commenti le vostre idee, i vostri pareri su questa cosa dell'antisportivo, ragazzi. Se avete avuto anche voi questi problemi, se siete anche voi bannati per uno o due giorni. Mio fratello, vi dico soltanto che è bannato per due giorni. L'altro mio amico Crystal, non so per quanto sia bannato, spero non più di un'ora, due, massimo cinque ore, perché volevo giocare con lui. Siccome lui mi aiuta, mi sta aiutando tantissimo, ragazzi, potete vedere qui. Io adesso questo mio profilo, in banca ho 369.000, questi 369.000 li spenderò per comprarmi una casa. Ragazzi, compratevi sempre una casa, magari compratevi appartamenti insieme tra amici, perché almeno siete vicini, ed è utile sta cosa. Cioè, poi vi consiglio di comprarvi la casa da 400.000, perché oltre a vivere in una specie di casa che è una specie di attico, vabbè, lo spazio è sempre lo stesso di quella da 200.000, però avete anche un garage da dove potete depositare ben 10 macchine, quindi è una cosa anche questa utilissima. E che dire, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere i vostri pareri su questo antisportivo. Principalmente l'ho fatto per questo il video, poi sono andato in giro a cazzeggio qui per GTA. E niente, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Blocchiamo un attimo. Blocchiamo. Ok. Se vi fa piacere, ragazzi, come ve lo dico ogni volta, unitevi alla mia crew o ditemelo voi se volete che vi inviti alla mia crew. Vedete qui, è piccolina, no? Io proprio la sto, non me ne frega un cazzo, ragazzi. Io, se a voi vi fa piacere, venite pure nella mia crew. Io faccio sfide, minchiate varie, gioco con i miei amici, quindi non ho problemi. Andiamo indietro. Ok, ancora indietro. E niente, ragazzi, quindi iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se veramente avete apprezzato il mio video. Fatemi sapere i vostri pareri su questo problema dell'antisportivo. Da cui è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.